Massimo Bottura, il direttore sportivo, il presidente. Ma io spero innanzitutto di avere la stima delle persone con cui gioco e mi confronto tutti i giorni a Cornigliano. E poi spero che possa avere anche la stima di tutte le persone che incontro su un terreno di gioco, insomma, dai. Beh, ultimamente mi sembra dilettantissimo, ha fatto, diciamo così, un sondaggio e sei uscito come miglior portiere della categoria. Questa cosa ti pesa? Magari quest'anno è stato un anno difficile, hai anche fatto qualche errore, però sai che io ti voglio bene, quindi per carità di Dio. Cioè, ti pesa un po' essere il migliore della categoria o eventualmente dover dimostrare di esserlo? Ma penso che bisogna sempre dimostrare qualcosa a se stessi e bisogna sempre migliorare. Non mi pesa assolutamente perché ci sono anche altri ragazzi molto bravi nella categoria e l'unica cosa che mi può pesare sono gli errori di quest'anno dovuti secondo me al fatto che al di là che non corso della stagione, credo che la stagione è perfetta, nel senso la costanza premi sempre. Può capitare qualche errore. Secondo me quest'anno è dovuto anche al fatto del mio primo approccio col lavoro, che è stato abbastanza complicato anche in termini di allenamenti. E Hai finito diciamo. di fare lo studente e hai Esatto. iniziato a lavorare. Sono diventato grande, insomma. Ecco, Enrico Ascheri, siamo fermi da Carina la maglia di 40. Ascheri. No, non la vedo bene. Adidas. Ah, c'è lo sponsor Adidas. Sarebbe uno sponsor importante da portare alla Genova Calcio. Siamo fermi da tanto, da troppo, dico io. Come vedi, Enrico, la situazione, diciamo, anche per dare un messaggio a chi in questo momento ci sta guardando, ascoltando, eccetera, eccetera. Cosa pensi? Cosa succederà? Il campionato termina il 2 di agosto. Ma intanto permettimi una battuta. Questa sosta, Cesare ha detto che è diventato grande, e questo già è una notizia che secondo me che non so in quanti ci crederanno, secondo me qualcuno gli scriverà su questa affermazione perché secondo me non è diventato neanche stavolta. Però anche vi dicono che è mio figlio, non è che posso... Capelli ne ho persi, quindi. Però, a parte questo, io credo sì, i campionati hanno prolungato la FIFA tutta la stagione fino al 2 agosto, con secondo me dei problemi anche legali seri, per cui non so quanto possa stare in piedi questa decisione, perché basta che un giocatore che gli scade il contratto il 30 di agosto, il 30 di giugno, che fa ricorso se vuole. La FIFA non può prorogare o le singole federazioni tutti i contratti. Questo per quel che vale per i professionisti. Per i dilettanti ancora di più, perché lo svincolo c'è quasi per tutti i giocatori il 30 di giugno. Per cui la vedo veramente difficile. E comunque, detto anche questo, con aspetto tecnico, credo impossibile per la situazione sanitaria del paese poter proseguire la stagione. Secondo me andranno avanti la A e probabilmente la B, ma dalla serie C in giù, secondo me, no, non ci sono proprio. Già ho difficoltà a pensare per la A e la B che ci siano le condizioni, credo che dalla C in giù non ci sono proprio, anche perché voglio fare un ragionamento che ho già fatto una volta. A porte chiuse, la serie A muove all'incirca 300 persone tra tecnici, staff, giocatori. TV, minimo sono 300 persone quelle che movimenta, già sono tante. La B che riuscirà a garantire tutto quello che è il protocollo la vedo difficile, ma ricordiamo che in Serie C ci sono stipendi che molte volte sono più bassi di quelli di lavoratori comuni, perché noi pensiamo che calcio professionistico ci siano per tutti quegli stipendi che leggiamo sui giornali sportivi, ma non è vero. E questi ragazzi molte volte guadagnano ancora meno e quindi no, non credo, e perché le società non hanno i soldi e quindi non possono comunque garantire tutte quelle norme previste dai protocolli che la FIGC ha fatto. Quindi credo impossibile che si possa fare questa stagione, credo terminata qua.
Ecco, Enrico, sicuramente il paese è in grande difficoltà dal punto di vista economico. Il fatto che possa riaprire il calcio fa comunque ripartire un'industria che non è legata solo al calciatore milionario, ma anche a tutto quello che ci sta dietro, e questo può essere sicuramente un bene. Tra parentesi saluto Rosario Giovanni Aveni, Lorenzo Chiarotti, Fossati Cristiano, Pino Russello e tanti altri che incredibilmente per questa prima prova che stiamo facendo live di Avanti Genova dopo ormai 2 mesi che non ci colleghiamo, vedo che la gente comunque ha voglia di calcio e anche voglia di sentire voi. Ecco, Enrico, se si dovesse fermare, secondo te il prossimo anno come si può riprendere? Cioè, molti dicono che sono stati fatti grandi investimenti, diciamo, dalle big, in questo caso Sestri Levante e Imperia, credi che meritano ambedue la promozione e di conseguenza dietro in promozione, prima categoria, eccetera, eccetera, come si ci comporterà? È una domanda che faccio a tutte e due, da giocatore e da dirigente. Allora, se rispondo prima io, poi mi piacerebbe fare un saluto a tutti, tutta la famiglia biancorossa, dopo, quindi Mauri, se me lo fai fare, e dire 2 cose, ma intanto... rispetto alla domanda che mi hai fatto in questo momento, secondo me i campionati sono nulli, sono falsati, non ci potrà essere né le promozioni né le retrocessioni, l'avevo già detto in un'intervista, mi dispiace per alcune società, ma mi pare anche che le linee guida che ha dato la FIFA siano chiare ieri nell'assemblea, e hanno ricadute poi su tutto il mondo del calcio, non solo sui professionisti. Quindi dove non si concludono i campionati ci saranno i titoli di merito, che poi potranno anche prendere in considerazione la classifica, ma non ci sarà solo quello. Io credo sulle promozioni se ne può discutere, sulle retrocessioni credo che anche facciano retrocedere l'ultima non sia corretto, quindi credo che le retrocessioni non ci saranno, non dovranno esserci. Sulle promozioni sono da valutare, anche perché poi dovremo capire i criteri di ripescaggio in base alle squadre che si iscrivono, che questo sarà un altro problema. Ecco, poi ti lascio la parola per fare un saluto da parte della società, diciamo, al mondo biancorosso, che è un mondo che sta patendo la mancanza del calcio. Personalmente, prima di passare la parola a Cesare, io volevo fare un grande abbraccio mio, ma credo di tutta la società, a Gaetano Amato. Molti sapranno che purtroppo è mancata la sua moglie, quindi questo abbraccio virtuale vuole dimostrare la nostra vicinanza, la vicinanza di tutto il mondo biancorosso a Gaetano Amato. Cesare. Ma io mi accodo un po' a quello che ha detto il direttore, nel senso che per me alla fine qualsiasi soluzione ci saranno chi sarà più contento e chi sarà meno contento. E se la devo vedere da calciatore, anche qua si può vederla in 2 modi diversi. Si può vederla nel modo che, tra virgolette, fino all'inizio della stagione comunque ti sei giocato un campionato e ci può stare l'idea di portarla a casa e senza finire. Dall'altra parte è sempre bello vincere sul campo. Quindi ecco, è difficile la scelta e sinceramente, personalmente, fossi un giocatore di Imperia Sestri, chiaramente vorrei, non ci giro intorno, sarebbe comunque, farebbe piacere vincere un campionato, anche così, però avrebbe tutto un altro gusto, ecco, diciamola così. Così non è vincere un campionato, accetti la promozione con tutti gli annessi e connessi, ma non è vincere un campionato. Ecco, tra parentesi un po' di messaggi, ci salutano un po' tutti, in modo particolare Samuele Fossati della Leva 2004, una persona dice: un abbraccio a Cesare, mi mancano molto i suoi meravigliosi scleri. Non lo so, non faccio il nome perché voglio dire, però chiunque potrebbe essere.
potrebbe essere chiunque. Chiunque. Ecco Enrico, volevi Enrico lanciare così un saluto, un messaggio da parte della società a tutti i ragazzi, a tutti i dirigenti, a tutti i mister? Sì, in maniera molto sintetica, nel senso che la società ha deciso di sospendere tutte le attività, anche quelle di comunicazione, per lasciare tutte le famiglie l'attenzione dovuta alla situazione sanitaria, per cui si è deciso consapevolmente di interrompere un po' tutti i colloqui. A livello personale, adesso sono stato travolto anch'io rispetto alle questioni lavorative, occupandomi di questa cosa in prima persona e per il lavoro che faccio, e quindi non avevo neanche il tempo, però solo a livello personale siamo riusciti ad arrivare a qualche colloquio, qualche saluto. Cesare può confermare, con la prima squadra abbiamo avuto una videoconferenza una sera in 2 mesi, e lo ritengo da una parte estremamente poco rispetto anche a tutto l'ambiente biancorosso, ma dall'altra si è proprio voluto consapevolmente isolare tutte le famiglie perché si potessero impegnare in questa cosa. Anch'io abbraccio Gaetano, io il mio primo anno da allenatore l'ho fatto con lui al suo fianco ormai 10 anni fa, e ne ho apprezzato le doti umane, so quanto era attaccato alla sua famiglia, la moglie, la suocera, che purtroppo sono decedute. E quindi questo è il primo motivo per cui anche era giusto isolarci, perché ognuno stava vivendo le sue, purtroppo, tragedie. Sappiamo che altre persone della società sono risultate positive, dirigenti, familiari, quindi su questo abbiamo voluto in questo momento isolarci su questa cosa qua. Però ora abbiamo deciso anche di iniziare a riprendere un po' le fila, le riunioni. Abbiamo iniziato a incontrarci come gruppo dirigente, ieri Maurizio è testimone che abbiamo incontrato tutti i responsabili, perché comunque c'è voglia di ripartire. Quando si potrà, con le regole che si potrà, però la Genova Calcio deve farsi trovare pronta. Pronta, che sarà una doppia sfida, una quella della questione sanitaria legata appunto al Covid, a cercare di arrivare a una possibilità di un rischio zero, anche se non potrà mai esistere, e dall'altra quella che purtroppo la crisi economica che dovremo affrontare, non solo come società di calcio, ma sarà una crisi economica che dovranno affrontare tutte le famiglie. E lo ripeto, e sarà per il lavoro che faccio, mi sto rendendo conto, trattando appunto i temi di cassa integrazione, di licenziamenti, così, che purtroppo la crisi economica è partita in maniera forte e tanta gente sta perdendo il posto di lavoro o sta perdendo grande fette della propria retribuzione, per cui questa sarà l'altra grande battaglia che dovremo affrontare appena passata l'emergenza sanitaria. Quindi su questo la società a breve uscirà con un comunicato ufficiale, comunicherai con i genitori, e da lì inizieremo un percorso di riavvicinamento e di preparazione alla nuova stagione, perché dovremo farci trovare pronti. Ormai diciamo che questa per noi è conclusa. Ecco, prima di andare volevo, non so se vi siete accorti, ma io oggi sono solo. Mi manca la mia compagna di viaggio, Erika Repetto. Vediamo se riesco, purtroppo lei a casa in questo momento con qualche problema, vediamo se riusciamo a sentirla telefonicamente. Pronto? Pronto, buonasera Erika Repetto. Sei in diretta su Avanti Genova con ospiti Enrico Ascheri e Cesare Dondero. Come stai prima di tutto? Ciao Enrico, ciao a tutti, perché stanno seguendo la diretta. A casa, momenti un po' così, sentivo che ne parlavate, un po' brutto per tutti, ma insomma,
speriamo che la situazione possa risolvere. Dai, dai, che sei una roccia, Erika, cioè, per carità di Dio, cioè, no, non facciamo scherzi, ti abbiamo telefonato, ho avuto il piacere proprio di telefonarti, mi manca la mia compagna di viaggio, manchi a tutta la società, quindi riprenditi prima possibile, ti aspetto, perché da solo non posso andare da nessuna parte. Vuoi chiedere qualcosa ai nostri ospiti? C'hai Cesare Dondero che, come da un messaggio, insomma, mancano un po' i suoi scleri, no? Ormai fa il commercialista, fa il dottore, sempre serio. Fagli una domanda, dai, di quelle anche un po' cattive. Mi hanno puntato, lo posso confessare, Maurizio, mi ha puntato una pistola alla testa. Non riesco a sentire la diretta, se no ritorno esagerato. Certo, va bene, dai, noi ti abbracciamo, l'unica cosa, con grande piacere, sempre, ma oggi in modo particolare. Grazie. Ciao Erika. Ciao, ciao, ciao. Ciao Erika. Ciao, ciao a tutti. Bene, il bello della diretta. Allora, cioè, campionato domenica sarebbe stata l'ultima di campionato in casa col Busalla. Com'è finita? Io non mi ricordo il risultato, me lo dite voi? No, abbiamo giocato domenica. Ecco, appunto, ma siccome non me l'avete detto, io non c'ero, non ho potuto fare il mio lavoro, ma non so nemmeno il risultato, me lo dite voi. Te lo dice, siamo salvati al 90esimo 1-0 Marrale, bomba di scorta, l'acquisto di Escheri di quest'inverno. Sei minuti giocati, anche poi 6 minuti da giocati, certo. È entrato e l'ha risolta Oscar Bobo. No, è entrato a Campomorone ed è stato sostituendo ed è stato a sua volta sostituito. Poi credo che abbia fatto un'apparizione in casa, se non vado errato. Sai che non lo so, secondo me si è fatto male prima. Si è stirato. Allora solo Campomorone. Cioè, però a livello di spogliatoio abbiamo trovato una persona fantastica. No, dal punto di vista di spogliatoio è un ragazzo meraviglioso sicuramente. Non abbiamo potuto vederlo sul campo, ecco, il suo valore. Ecco, Cesare, qual è la partita che ti ha fatto più male quest'anno? Quest'anno è stata un'annata, come dico io, partita un po' male, perché avevamo acquisito un mister, Luca Tabiani, che tra parentesi saluto, e poi sappiamo tutte le vicissitudini del Fiorenzuola, eccetera, eccetera, e lui ha, a mio modo, in modo corretto, si è confrontato con la società e ha deciso di intraprendere questa avventura col Fiorenzuola. Ecco, da lì ci sono stati un po' qualche problema. Ecco, la partita che ti dispiace di più e che soprattutto vorresti rigiocare stasera. Ma innanzitutto sì, è partita male la stagione, ma poi, nel senso, ci abbiamo messo qualche pezza al girone d'andata, comunque abbiamo girato quarti, quinti se non sbaglio, diciamo che i problemi sono iniziati ad arrivare al girone di ritorno. Potremmo elencare le ultime, direi, quindi ti direi forse l'Imperia, perché è stata una partita in cui noi abbiamo dato tutto e abbiamo perso in maniera rivedibile, ecco. Classiche partite degli ultimi tempi dove comunque facevi la partita o comunque cercavi di giocartela al massimo e poi sfortunatamente non andava come doveva andare, ci trovavamo sempre sotto e niente. Un po' il quadro delle ultime partite, ecco, fondamentalmente. Quella soprattutto. No, condivido. Tra parentesi, la partita con l'Imperia è stata una partita giocata, come dico io, con le palle. L'Imperia ha vinto la partita, poi chi vince ha sempre ragione, però credo che Genova Calcio... scusami, tornando indietro, forse lascia perdere Imperia, io prenderei Molassana, che forse è stata la partita peggiore dell'anno, ecco, Molassana. Molassana non so se è d'accordo Enrico, è stata una partita non giocata. Vergognosa. Sì, cioè, quello
ribadisco, vi dovete vergognare ancora oggi perché è stata una partita veramente giocata malissimo. Può capitare. Prima di passare la stessa, certo, può capitare, sì. Prima di girare la stessa domanda a Enrica Scheri, ci saluta un altro direttore sportivo, Fabrizio Barsacchi. Buonasera a tutti, un saluto a tutti e tre, un po' la Genova Calcio contribuita anch'io. È vero. Enrico, cosa gli rispondiamo a Fabrizio? Io quando ho iniziato ad allenare, Fabrizio era al Coolpolis il primo anno, appunto con Gaetano Amato, e lui giocava in prima, era il capitano della prima squadra della Coolpolis. E Fabrizio è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, potrebbe giocare ancora ora col fisico che ha e sicuramente si farebbe valere in questa categoria se non gli è un gran conoscitore di calcio e secondo me il Bagliardo ha fatto un ottimo acquisto. Fabrizio abbiamo un ottimo rapporto anche quando ci sentiamo, ci confrontiamo, è una grande persona, soprattutto un grande uomo. E questo gli va riconosciuto e lui è stato alla Coolpolis un po' di anni e ne ha fatto la storia, quindi secondo me tutti quelli che sono passati dalle tre società hanno contribuito alla costituzione e alla crescita della Genova Calcio. Ecco, tra parentesi, secondo me Fabrizio quest'anno avrà moltissimo lavoro perché i tam tam che iniziano a girare sul calcio mercato danno chiunque al Bagliardo, quindi dovrà faticare parecchio per gestire la situazione. Sì, devo dire che danno proprio chiunque al Bagliardo, partendo da direttori sportivi, allenatori, giocatori, sembra che fanno 4-5 squadre. Io credo che il Bagliardo è un'ottima società, ha una proprietà importante che ha delle ambizioni. Abbiamo avuto, diciamo, buoni rapporti con loro, a parte durante i 90 minuti che ci può essere, no, la tensione in tribuna, però poi credo che siamo due società che provano a investire sul calcio, sui giovani e avere, come dire, la serietà come prima cosa, perlomeno se ci prova in un calcio sicuramente in difficoltà. Ecco, ti ringrazia Fabrizio per le belle parole, a me manda così dei segnali di fumo, vabbè, ma io stavo scherzando e quindi spero che lui lo capisca. Purtroppo è il gioco delle parti, è il gioco del calciomercato. Quest'anno abbiamo anche la sfortuna che inizia prima e quindi sarà un discorso abbastanza lungo. Allora, ci saluta anche Gabriele Repetto col profilo di suo figlio e anche lui mister lì in quarantena con tutti gli annessi e connessi. Allora, Enrico, sarà un momento sicuramente difficile. Secondo te la federazione, mettiti i panni di Valdi che in questo momento sono scomodissimi, cioè da cosa dovrebbe partire a tuo modo di vedere? Tu sei un dirigente importante di una società importante, se tu dovessi dare un consiglio alla federazione da dove partire per cercare di creare qualcosa che sia di sinergia per tutto il movimento? Guarda, la premessa è che il presidente Giulio Ivaldi è un presidente che cerca di stare vicino alle società e devo dire che durante questi mesi un paio di volte mi ha chiamato lui in prima persona per sapere come stava la società, come stava, e si informava. Quello che gli dico, se dovessi dare un consiglio, io direi il dialogo, di riunire le società, riunire tutte insieme sarà difficile, ma almeno per categoria, per girone, e dialogare per capire, anche se lo sa, per far confrontare i dirigenti, per cercare in questo momento che diventi la concertazione, diventi veramente il punto di forza della federazione, perché so che ci rappresenta, so che si sta impegnando per aiutare la società a tutti i livelli, a livello delle organizzazioni dilettanti nazionale, a livello
col CONI, col Comune, con la Regione, lo dimostra, anche dei fatti lo dimostrano, un po' anche in base alle cose che diceva l'altro giorno in una trasmissione l'assessore Cavo, che sicuramente si è impegnata e ci sta dando una mano sotto tanti aspetti, che dobbiamo ringraziare anche lei, ma in questo momento credo che appunto la concertazione sia la prima cosa, ascoltare la società e fare delle riunioni, anche in videoconferenza. Ormai abbiamo imparato tutti a usarle e secondo me il futuro ci sarà anche modo, secondo me, di far meno cacciare in videoconferenza e forse di essere un po' più pragmatici, un po' più sintetici. Sì, no, su questo sono d'accordo con te. Io in questi giorni a casa l'ho usata la videoconferenza moltissimo per diverse cose legate anche al mondo del calcio, ma non Genova Calcio, più Sampdoria, e devo dire che si raggiunge il risultato in tempi più brevi, e questo è un fatto secondo me estremamente positivo. Stiamo imparando tutti, chi più chi meno, a usare questo strumento e niente, credo che sarà comunque il futuro sotto ogni punto di vista. Cesare, tu invece cosa ti aspetti da giocatore ormai da veterano, cioè cosa ti aspetti? Secondo te i giocatori si dovranno ridimensionare per quanto riguarda i loro rimborsi? Si andrà più a giocare con gli amici perché magari i soldi ce ne saranno meno? Cosa ti aspetti tu dal prossimo campionato di calcio? Mi aspetto un po' di tutto, nel senso che secondo me la crisi ci sarà e sicuramente le società si ridimensioneranno, di conseguenza i giocatori si dovranno ridimensionare, ma credo anche che le società che vorranno vincere, a mio parere, i soldi li spenderanno lo stesso. Con ciò mi accodo un po' al tuo discorso del, tra virgolette, tornare a giocare con gli amici, perché penso che molte società, essendosi ridimensionate, guarderanno anche un po' più al proprio quartiere, non più magari a cercare giocatori a 50-60 km di distanza, se va bene, parlando di eccellenza chiaramente. E di conseguenza credo che ci sarà un ridimensionamento, credo che a livello di rimborsi sia più difficile ottenere probabilmente rimborsi importanti, ma è dovuto anche al fatto che le società non si potranno permettere certi rimborsi, quelli che ci sono adesso, ecco. E forse si tornerà a vedere il calcio in modo diverso, fondamentalmente almeno per questo, per il prossimo anno, se non per 2 anni. Poi Enrico lo sa meglio di me, io posso solo sperare di tornare a giocare a pallone, poi dove, se sotto casa o a Cornigliano, basta che torniamo a giocare a pallone, perché sta diventando un'odissea. No, l'importante, come dico io, è respirare l'aria del campo, perché così sinceramente non se ne può proprio più. Primo, perché ognuno di noi non sopporta più la propria signora, le nostre signore non sopportano più noi. Enrico sta andando a lavorare, forse si sta salvando, ma io sono uno di quelli che purtroppo ho anche avuto la sfortuna di andare proprio in pensione in questo periodo, e quindi sono a casa tutto il giorno ed è veramente, veramente un disastro. Ecco, una cosa importante che voglio chiedervi, a parte i rimborsi, a parte tutti questi discorsi, noi abbiamo avuto un paio di giovani veramente bravi. Io vedo soprattutto Samuele Calvi in prospettiva futura, cioè ho una predilezione, anche Piccaretta, Federico ha fatto molto bene, ma forse in questo momento Calvi è uno scalino sopra. Secondo Enrico, da buon direttore sportivo, così gli tiro la volata, Samuele è pronto per giocare a livelli importanti? Allora, io credo, faccio la premessa che a me piace, e Cesare lo sa, fare mercato sui giovani. Mi piace andare a cercare i giovani, credo che lo dimostri un po' l'età media delle nostre squadre negli anni. Io credo che le nostre categorie servono a formare dei giovani che poi possano andare alle categorie un po' più alte. Cesare, credo che insieme a lui e Serinelli sono state i giocatori più difficili che ho corteggiato per più tempo. Cesare ci ha messo 2 anni e mezzo,
ed è stato vicino ad andare anche in Serie B qualche annetto, 3 anni fa, prima che arrivava la Genova Calcio. C'è stata quell'ipotesi, io comunque continuavo a ribattere, a cercare di portarlo da noi. Dico questo perché è più difficile fare sui giovani. Noi ci investiamo tanto come società e ne abbiamo tanti in giro che hanno fatto anche molto bene. Quindi Calvi sicuramente è quello che ha avuto la crescita che magari in pochi si aspettavano. E dico la verità che ho dovuto anche questionare con qualcuno in società, perché magari non vedeva quello che vedevamo noi, vedevo io e non solo io. Calvi, anche grazie. Io ho sempre visto Calvi grande futuro. E io ripeto, di qualche anno fa sulle leve, quando era più piccolo. Quindi secondo me tanti altri bravi li abbiamo. Sicuramente tra Calvi ci sono state squadre, in questo momento il mercato è limitato, sta riprendendo un po' ora, un po' di discorsi, però abbiamo avuto interessamenti di squadre professionistiche, interessamenti di squadre di B anche fuori regione. Devo dire che qualche chiamata questa settimana l'ho anche ricevuta, e quindi vedremo. Ribadisco, i giovani, per come è strutturata la Genova Calcio, sono il suo futuro, sia in campo che da lanciare. Noi facciamo questo, l'accordo con la Sampdoria ci aiuta, l'accordo con la Sampdoria viene incrementato tutti i giorni sempre di più, oggi ne ho avuto un'altra videoconferenza tecnica con loro, e il rapporto è sempre più stringente, direttamente con l'ex vicepresidente Romei, a venire Giovanni Invernizia quotidiano, e con tutti i responsabili della Sampdoria. Quindi su questo andiamo avanti. E quindi questo ci aiuta anche. Comunque, ripeto, abbiamo tanti giovani bravi, e Cesare, che ce li ha in campo con lui, come altri, credo che se ne rendano conto, anche quando gli allievi 2003 li abbiamo portati ad allenarsi qualche volta, si rendono conto di quanto questi possono essere giocatori di prospettiva. Però non bisogna avere premura, non bisogna bruciarli, perché hanno delle oscillazioni ampie, che quindi sbagliano la partita, e come quello deve giocare sempre, anche se fa bene. Io credo che il giovane non bisogna dargli troppe pressioni. Anche quest'anno c'è stato un momento che poi qualche giovane che aveva fatto molto bene ha avuto un periodo di flesso, ed è normale, ma poi bisogna rimetterli in campo. E credo, ecco, che abbiamo tantissime domande, quindi chiedo di essere un po' più stringato. Massimo 5 minuti, sai che è un impegno di lavoro che non posso rimandare. Quando devi andare me lo dici, però ad esempio Flavio Pareto mi dice: ridimensionare i rimborsi potrebbe significare valorizzare a fondo i settori giovanili. E per Enrico, domanda da Francesco Crocco, che salutiamo: un giocatore giovane che hai ammirato in questa stagione in eccellenza, escluso ovviamente quelli della Genova Calcio. Vado io, che poi vi saluto. Cesare, io devo dirne uno, dico Buffo, e non è un nome, è sicuramente conosciuto da tutti, quindi non è una grande scoperta, perché comunque è un passato nel Genoa e nel Torino, però mi ha impressionato sulla fascia sinistra. Abbiamo visto un bellissimo scontro quando abbiamo giocato col Sestri Levante, Buffo, Calvi, che è stato, sembravano due vecchi. Secondo me è molto molto bravo, e è stato un bello scontro quello lì fra Buffo e Calvi, soprattutto all'andata. Certo, lui secondo me il vero scontro è stato al ritorno, per come l'abbiamo visto in campo. Però direi, se avessi un nome, dico lui. Poi ce ne tanti altri, dallo Spedaletti, che hanno visti due sicuramente bravi, altre società, Moretti del Busalla, ce ne tanti giovani bravi, tutti non potevamo prendere, Gualtieri dal Campo Moroni, ce ne sono tanti. Uno che è un altro che secondo me è nostro, ma è in giro e ha fatto molto bene quest'anno, è Forte. Ah, sì, Enrico. Sì,
vero. Sapevamo. Cattiveria, grinta, carattere, bravo, vero. Sono d'accordo. Stanno arrivando un sacco di nomi di giovani, non li sto a fare, però ad esempio dicono di Salvatore dell'Albenga, ma è un 99 se non vado errato. Di Salvatore raccontiamo la retroscena. Di Salvatore va d'accordo con noi, per una questione di amicizie con la famiglia. Non è un giocatore di Genova, è un giocatore che abita a Mondovì, che ha vinto il campionato col Fossano l'anno scorso, quando poi ha deciso di rimanere su, che avrebbe studiato non a Genova come sembrava, quindi ha scelto, anche se avevamo l'accordo, ma ha chiamato dicendo che però a questo punto rimaneva a casa. Poi mi ha anche richiamato per dire che aveva ricambiato i programmi e se c'era posto lui sarebbe venuto, ma noi avevamo fatto già delle altre scelte, avevamo preso degli altri giocatori e per come siamo fatti, per come sono fatti io in prima persona, non è che se faccio una rosa non è che poi ne posso portare 27 me ne frego degli altri che abbiamo preso prima. Quindi pur conoscendo che è un ottimo giocatore, probabilmente è già modellato, quindi non aveva dei grossi, come dire, non aveva bisogno di essere scoperto perché aveva fatto molto bene con il Fossano, e gli abbiamo detto a quel punto non potevamo riprenderlo, ma sicuramente sapevamo. Ma come ci sono capitati altri giovani che quest'anno hanno fatto molto bene e non li abbiamo presi perché avevamo la rosa completa? Perché io credo che quando dai la parola a qualcuno la devi mantenere, la coerenza paga negli anni, e sarò fatto male, ma questo è il mio modo di fare. Ecco, allora a questo punto ti lasciamo andare, Enrico, ti ringrazio, spero che nelle prossime puntate, che saranno nei prossimi giorni, di averti nuovamente e chiaramente di approfondire alcuni discorsi, soprattutto che riguardano la società e a nome della società. Quindi ti ringrazio. Quando essere stato qua con noi questa sera. Un saluto a tutti, un abbraccio a Cede, un abbraccio a tutta la squadra. Ciao Enrico, un abbraccio. Fuori settore giovanile, scuola calcio, dirigenti, a tutti. A presto. Ciao. Grazie mille. Ciao Enrico. Ciao. Ecco Cesare, Stefania Lume, che saluto, che tutti conosciamo, gestisce il Torbella, diciamo così. Quindi è un po' la concorrenza, dice che Piccaretta e Calvi sono fortissimi, ma in generale tutti i 2002 della Genova sono forti. Ecco, qual è il ragazzo che tu, cioè, ti piace avere il contatto sul campo, parlargli, e secondo te le qualità migliori nostro? Perché noi poi al giovedì facciamo l'amichevole anche con la Juniores, quindi tu e vedi più di molti altri, diciamo, i nostri giovani. Ma è chiaro che Samuele e Pica quest'anno hanno dato prova, hanno confermato un po' quello che l'anno scorso avevano creato, no? Quindi soprattutto Federico, diciamo che già l'anno scorso aveva dato prova delle sue capacità, e Samuele quest'anno, come già l'anno scorso io speravo e non era successo, quest'anno diciamo che è diventato parte integrante della prima squadra. E non mi sbilancia dire che con Federico è probabilmente uno dei giovani più bravi della categoria, ma al di là dell'aspetto tecnico e tattico, io ti parlo dell'aspetto comportamentale e di mentalità. Sono due ragazzi che hanno voglia di fare, che hanno voglia di migliorare, che non dicono una parola, che corrono, che accusano il colpo, però prendono sia il buono che il cattivo delle cose e cercano di migliorarsi. Con questo non ci sono solo loro, perché ti posso fare l'esempio di tanti ragazzi posso dirlo tranquillamente che quest'anno per un arco di tempo addirittura mi permetto di dire che siano stati i giovani che abbiano trainato i vecchi, quasi, perché c'è stato un attimo in cui molti erano infortunati, quindi diciamo che eravamo in difficoltà e i giovani comunque non si sono persi d'animo e ci hanno dato una mano importante. Quindi ti parlo di Valente prima che si facesse male, di Cristoforo, ti parlo di Testore, di Spaltro. Quindi io non mi sento di dire, di dare il nome unico, perché sono ragazzi che quest'anno hanno dimostrato che mentalmente potevano tranquillamente starci, al di là delle capacità tecniche, perché a me fondamentalmente poi in campo
un ragazzo potrebbe essere anche bravo, potrebbe essere più forte, ma se mentalmente e soprattutto anche dal punto di vista comportamentale non sa stare in campo, non lo giudico un giocatore. Ecco, ecco, secondo me tu hai un mentore alla Genova Calcio che io considero una grandissima stima di Massimo Bottura. E hai, fra virgolette, perché non lo considero un secondo, un compagno di viaggio che è Luca Balbi, ragazzo meraviglioso. Mi dici due parole su tutte e due. Luca è un ragazzo un po' chiuso, un po' schivo, però, voglio dire, è un ragazzo estremamente affabile e meraviglioso. Massimo è un maestro di vita e nello stesso tempo anche un professore, come lo definisco io, sul campo. Ma allora, partendo da Luca, ti posso dire che non è per niente un ragazzo che è sulle sue, nel senso che fa vedere, diciamo, che magari non è partecipe, gli piace stare un po' sulle sue, ma in realtà non è così, anzi è sempre stato uno dei più esauriti, tra virgolette, soprattutto fuori dal campo. E dal punto di vista tecnico, diciamo che è un portiere che probabilmente nella maggior parte di tutte le altre squadre giocherebbe titolare. Quindi quest'anno è stata sicuramente una fortuna avercelo per alzare il tasso di concorrenza, e sono sicuro, come gli ho sempre detto in tutti gli allenamenti, che tutti devono passare una fase, diciamo, complicata, soprattutto per noi portieri, dove c'è concorrenza, dove c'è rabbia, perché magari ci sono quelle domeniche in cui si meriterebbe di giocare e non si gioca. Sono tutte queste situazioni che un portiere deve passare per poi acquisire autorevolezza e diventare grande, tra virgolette. Quindi di Luca posso solo parlare bene sia dentro che fuori dal campo. Di Massimo cosa posso dire? Ormai sono 3 anni che siamo insieme e ci siamo un po' amalgamati in tutto, nel senso che se c'è da mandarci a fare in culo, se ci manda a fare in culo, parlando male. Se si lavora bene insieme, si cerca di migliorare, lui cerca di migliorarsi sempre con sti cavolo di corsi e con questa Bibbia infinita, e io cerco di andare dietro e cerchiamo di essere complementari, ecco, perché fondamentalmente un preparatore deve essere complementare col suo portiere, se no non si ci allena bene, perché siamo un gruppo a parte, una cosa a parte, la definisco, perché abbiamo la fortuna di avere 2 allenatori noi, quindi dobbiamo essere coesi sia da una parte che dall'altra. Quindi, e vorrei citare anche Lorenzo Chiarotti, comunque, che ci ha sostenuto e ci ha allenato nell'ultimo periodo, dato che Massi è stato operato, e niente, volevo salutare anche lui, perché è stato parte integrante del campionato anche lui. Ecco, i messaggi sono tanti, prendo lo spunto di uno che io considero un grande dirigente, al tuo stesso identico difetto, che Andrea Barbieri, che dice grande Cesare. Grande Andrea. Ecco, tu sei stato a Ligurnia, quindi conosci molto bene Andrea. Sì. No, grande dirigente, ripeto, io e lui ci stuzzichiamo molto spesso, siamo molto partigiani noi. Tutte e due quel problemino, tra l'altro, no? Se non sbaglio. Esatto, abbiamo tutte e due il problemino di essere estremamente partigiani verso le proprie squadre. Lui è genuano, io sono sampdoriano, però c'è un grande rispetto, è una persona che stimo perché è un grande dirigente, quindi per carità di Dio. Cosa gli vuoi dire che magari ci sta ancora ascoltando? Innanzitutto lo saluto, un sacco che non ci vediamo adesso, forse avevo ancora i capelli io l'ultima volta che mi sono presentato a Ligornello, ma niente, siamo stati tanto a contatto, perché poi lui, se non sbaglio, faceva il responsabile del settore giovanile, ai tempi, non so se lo è ancora adesso, e io allenavo anche i ragazzini, quindi siamo stati a stretto contatto. E niente, è stata una bella esperienza, è una persona d'oro, e anche lui comunque era sempre nel giro della prima squadra, era nella nostra combricola, quindi ci siamo trovati bene. È stato un anno e mezzo, il primo anno abbastanza faticoso, ma con la soddisfazione della salvezza, e il secondo anno diciamo l'ho vissuto in maniera diversa, perché arrivavo da Sestri, quindi l'ho vissuto diversamente, anche perché diciamo partivo da come secondo, però è stato un bel anno anche quello, con la soddisfazione di essersi salvati, quindi direi che anche lui ha contribuito molto a questa crescita del Ligorna, sia dal punto di vista prima squadra che settore giovanile. Sì, ne condivido la tua disamina in modo perfetto. Ecco, siamo quasi in chiusura. Faccio una domanda banale che tutti facciamo a ognuno di noi e ce la giriamo con gli amici.
Qual è la prima cosa che farai quando si ritornerà alla normalità? Rimanendo chiaramente l'orario è, insomma, ci sono anche i ragazzini in questo momento. Cos'è la prima cosa che farai quando si ritornerà alla normalità, si potrà riuscire a tutti gli effetti? Ma penso di andarmi a sedere in un bar e bermi delle birre. Credo proprio che sia prima quella. Poi se c'è il sole ancora meglio, si va direttamente in spiaggia, ma credo che prima di quel momento lì ne passi ancora di tempo. Quindi mi accontento di un semplice bar anche a distanza di un metro e mezzo per bermi una birra in tranquillità. Guarda, io anch'io penso la stessa cosa, a parte che io metto al primo posto a rivedere mio figlio, che ormai sono 40 giorni che purtroppo non vedo, perché lui col lavoro, con le pizzerie, sta cercando di tenere aperto almeno da sport la sera, e quindi chiaramente non torna a casa, e questo per me è qualcosa che mi fa molto male. Salutiamo ancora Fossati Cristiano che ci scrive, di nuovo Alessandro Repetto che scrive: mi manca ascoltare i suoi mugugni al martedì. Un grande abbraccio a grande Cesare. Grande mister, un abbraccio. Grande. Mister Repetto è una anche lui mi ha visto crescere. Che di calcio ne sa. Poi ancora qualche messaggio. Fossati Cristiano, da Samu Fossati, ci mandano i suoi saluti. Niente, siamo in chiusura. Io ti ringrazio, Cesare. È stato un piacere averti, come sempre. Non vedo l'ora di rivederti negli spogliatoi, al campo, di speriamo, salutare nuovamente prima possibile, ragazzi, perché devo dire che la prima squadra è sempre nel mio cuore e mi mancate tutti, vi considero un po' tutti miei figli, quindi sotto certi aspetti poi io sono un po' così, uno che sta sempre lì, un po' rompiballe, ma sapete tutti che vi voglio molto bene, quindi grazie di cuore, grazie, ringrazio tutte le persone che hanno avuto il piacere di ascoltarci, di stare quest'oretta con noi, di dividere un po' di calcio, non solo legato al mondo biancorosso, ma legato a un mondo che tutti noi amiamo e che speriamo che prima possibile possa ripartire. Grazie di cuore a tutti. Grazie a tutti, un saluto e buona serata. Ciao Mauri, grazie. Buona serata. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.